Sì, grazie per l'invito a Christian e a questo uditorio così attento e soprattutto capace di dare suggestioni su un tema quanto mai particolarmente delicato. Io parlo da una regione e da una famiglia che cresce all'interno di uno stato al centro, quindi non ha grandi problemi di minoranze nazionali. Però, per esempio, il mio nome, il mio cognome e i genitori di mio padre, facevano parte di una minoranza alloglotta di una regione estrema d'Italia, vale a dire il Salento, dove ci sono ancora comunità che parlano greco, diciamo di origine bizantina, greco, oppure anche albanesi. E ho anche franco-provenzali dal sud della Francia, pensate. Quindi non è soltanto una questione territoriale, è innanzitutto una questione di sentimento e di capacità di esprimere l'appartenenza. Questo è un tema che abbiamo trovato molto importante anche e soprattutto precedentemente per le piccole comunità della Croazia e della Slovenia, per esempio, che sono numericamente ormai politicamente ininfluenti per gli stati successori della Jugoslavia, ma sono importanti da un punto di vista di testimonianza storica, quindi in questo senso. Il mio contributo vuole essere un'introduzione per la complessità del tema e un approccio storico alla questione della doppia cittadinanza, cioè alla cultura delle sensibilità per la tolleranza e il rispetto delle sensibilità della cittadinanza nel senso di nazionalità nel contesto danubiano. Questo perché abbiamo già sentito veramente in maniera molto interessante anche in quest'ultima contributo come la questione della doppia cittadinanza deve essere utilizzata con attenzione proprio per cercare di non creare delle reazioni da parte dei governi. E soprattutto per cercare di sensibilizzare ad un rispetto di questo sentimento per la giusta considerazione dei diritti individuali e collettivi. Questo è un tema molto importante, quello del diritto collettivo al rispetto della propria identità, perché è un tema che nella regione danubiano-balcanica è molto forte e molto sentito. Ora, i miei due focus sono su Slovacchia e su Romania e Moldova, perché io sono di appartenenza accademica, studio storia dell'Europa orientale, in particolar modo questione ungherese nel bacino dei Carpazi. Sono stato con dove Erno ci ha raccontato, sono stato in Transilvania, ho studiato lì e quindi ho anche vissuto in parte quel tipo di situazione e la grande questione ungherese nel bacino dei Carpazi è un po' la questione che accomuna sensibilità positive o negative su questa questione, sia di Slovacchia e sia Ah, questo è il vecchio file. Vabbè, c'era una cartina, fa niente. Posso provare? Sì, scusa. Pardon, we have. Pardon. Per una cartina che sicuramente conoscerete meglio di me, però è importante vedere i colori perché se il blocco centrale rosso degli ungheresi, e poi vediamo la regione da cui viene Ernő al centro, che è la terra dei Sicuri, e il blocco centrale etnico ungherese, che è un po' loro amano dire un po' come il vostro. Alto Adige, Südtirol, però non riuscendo ad avere però una regione unica che possa racchiudere due regioni e mezzo, questo nel sistema rumeno. Però nello stesso tempo noi vediamo ad est che il blocco daco-romeno-rumeno è anche la maggioranza, vale a dire oltre i 2/3 ormai, della popolazione della Moldova, che è un paese non molto grande, sono poco più di 3 milioni di abitanti, di cui quasi 1 milione, se non oltre il milione, all'estero. Giusto, la tecnica, ok, tecnologia. Poi abbiamo la parte degli slovacchi. È interessante la questione degli slovacchi perché
non sono soltanto in quello che si chiama il blocco etnico della Ungheria superiore, direbbero gli storici ungheresi di una volta, ma gli slovacchi li troviamo in Rutenia, in minoranza, la famiglia di Warhol, per esempio, che viene glorificata come una famiglia slovacca, però è di una regione che attualmente non è più né Cecoslovacchia né Slovacchia. Li troviamo anche in Transilvania, in Romania, li troviamo in una buona comunità in Serbia, con una forte identità etnoculturale, però distribuiti su villaggi, in parte assimilati, adesso hanno ripreso molta attività, e soprattutto li troviamo nella regione ungherese centrale o meridionale. Gli scambi di popolazione del periodo della prima metà del Novecento non hanno, per fortuna, risolto il problema, nel senso che hanno lasciato non soltanto una forte comunità nel sud della Slovacchia, che è diventata quasi un blocco etnico, era molto più estesa, e che occupa oltre un 10% dei 5 milioni di persone degli slovacchi. Ma dall'altra parte abbiamo queste altre comunità slovacche che sono un po' la controparte rispetto alle rivendicazioni di autonomia ungheresi del sud della Slovacchia. Quindi una questione complessa che, come sapete meglio di me, ed è approcciata in maniera differente proprio per le tradizioni storiche e giuridiche che noi abbiamo in questi paesi. Per esempio, all'interno uno dei temi maggiormente dibattuti sulla doppia cittadinanza è il divieto, è stata praticamente la reazione a quella legge. Io mi aggancio, adesso vado anche forse un po' più veloce rispetto a ciò che è stato detto, alla legge sulla cittadinanza ungherese per le popolazioni e per i cittadini di origine ungheresi fuori dall'Ungheria, che il governo Orban, nel secondo governo Orban, è riuscito a fare dopo la questione di una prima legislazione che fece molto scalpore, e che era quella sul famoso status law, che costituiva quasi una sub-nationality, una sub-citizenship, perché considerava la possibilità di avere più che una cittadinanza ungherese, il riconoscimento per alcuni diritti di essere di origine etnica ungherese mantenendo la propria cittadinanza straniera. Quella legge fu una legge molto controversa, molto combattuta, diciamo, politicamente, molto in Slovacchia, in parte anche in Romania, naturalmente, e arrivando alla concessione tout court di quella che è grosso modo la cittadinanza ungherese nel 2010, abbiamo che in Slovacchia avviene una svolta. La svolta è per limitare l'applicazione di questa legge all'interno della propria comunità di cittadini. Questo è uno dei temi che i giuristi dibattono molto, cioè come la doppia cittadinanza sia uno strumento di violazione della sovranità nazionale. Questo è forse veramente il tema su cui dovremmo andare, dovranno anche le generazioni prossime andare a combattere, cioè far sì che il principio di sovranità non sia limitativo del diritto individuale e collettivo delle popolazioni d'Europa. Ma parliamo d'Europa, possiamo parlare di qualunque popolazione per un governo democratico e liberale. Questo è molto importante, perché in Slovacchia questo è stato l'approccio. Cioè, gli slovacchi avevano già una cultura della doppia cittadinanza, perché avevano la questione della Cecoslovacchia precedente, che si innestava su una cultura, quella austro-ungarica, notoriamente che tentava di combinare le nazionalità locali con la cittadinanza austro-ungarica, che era poi più che altro anche un'identità e una fedeltà alla monarchia. Sicuramente voi saprete meglio di me quello che può significare questo fino alla Prima Guerra Mondiale. Con il sistema degli stati successori, naturalmente la cosa cambia, però la cultura giuridica in parte rimane in queste zone, per cui è strano quando nel 2010 c'è stata questa forte reazione in Slovacchia, una forte reazione del governo di Fico, del governo che tra l'altro è stato un governo nel tempo anche intelligente nella capacità di pragmatismo, però con un'impostazione nazionalista, è stato quello di limitare l'applicazione della cittadinanza ungherese ai propri cittadini. E naturalmente sulla base di una, ecco, c'è un report fatto da uno studioso
dell'Università di Fiesole a Firenze, l'Università Europea, in cui è interessante anche il riferimento alla confusione che viene fatta su cittadinanza e nazionalità o su popolo, concetto di popolo, in questi termini, che normalmente è utilizzata a favore del fatto che non si possano intaccare questa sorta di sacralità dei diritti dello Stato o della fedeltà di un cittadino. E quindi noi abbiamo che paradossalmente il problema non è stato tanto contro gli ungheresi, è stato invece più evidente nei confronti dei cechi, perché dopo dal 1918 al 1992-93, con la divisione di Cechia, di Repubblica Ceca e Slovacchia, erano tante per esempio le famiglie miste, la vicinanza delle lingue aveva creato una forte interdipendenza, una forte mobilità, per cui ancora oggi non sono pochi coloro che, nonostante il confine cosiddetto etnico-linguistico sia piuttosto definito, però possano richiedere l'altra cittadinanza, cioè una doppia cittadinanza, i cechi che richiedono quella slovacca o gli slovacchi che richiedono la ceca. Ma mentre per quanto riguarda la Cechia l'approccio è stato un approccio più in linea con quello che era una precedente cittadinanza cecoslovacca fino al 69, poi dopo il 68 la concessione, come dire, dall'alto del regime socialista è stata quella di federalizzare il paese purché socialista, fu anche quella di costituire giuridicamente il contesto per una cittadinanza o ceca o slovacca all'interno dello Stato ceco trattino slovacco. E quello fu un modo comunque per riconoscere questa identità, ma mantenere aperta la possibilità di avere delle differenti, ulteriori sensibilità a livello di appartenenza. Cosa che invece l'impostazione naturalmente per la Slovacchia è stata un'impostazione, diciamo, più restrittiva. Io qui riporto anche poi nella Romania le parole del giuramento che viene fatto per chi acquisisce la nazionalità, non naturalmente per coloro che ne fanno parte, però è importante perché a livello giuridico questa è la riprova della fedeltà, cioè della lealtà che un cittadino deve avere nei confronti del proprio Stato. E quindi qual è il principio con cui si combatte la doppia cittadinanza ungherese, per esempio? È che se da cittadino slovacco, quindi del sud della Slovacchia, naturalmente mi chiamo Sabo Kovac, tipico per esempio ungherese con i nomi ungheresi, frequento la scuola, bla bla bla, sono in una zona in cui il 90% sono ungheresi. Ebbene, se però io volontariamente da cittadino slovacco voglio diventare cittadino ungherese, volontariamente, però sulla base del fatto che io ho delle appartenenze etniche, però questa mia volontà viola il principio della nazione politica, cioè di quel principio francese di appartenenza alla nazione politica, del renaniano. La nazione è un plebiscito de tous les jours, no? È un plebiscito di tutti i giorni, cioè tutti i giorni io voglio far parte della nazione francese, ma in questo momento tu vuoi far parte di un'altra nazione che è un altro Stato, per di più con cui abbiamo anche delle questioni storiche sempre un po' difficili, e quindi ecco come avviene, per esempio, gli emendamenti subito successivi alla legge ungherese contro la richiesta di cittadinanza, o meglio, se tu richiedi la cittadinanza lo devi notificare, se non lo notifichi sei punibile con un'ammenda, se lo notifichi verrà analizzata la tua situazione in maniera tale che se tu volontariamente fai questo atto perderai la cittadinanza che hai avuto fino adesso, quindi di Stato. E questo è ciò che è avvenuto. E questo è ciò che è avvenuto con alcuni emendamenti, poi ci sono stati naturalmente dei ricorsi, ci sono state altrettante assestamenti, emendamenti, cioè si è chiarificato per esempio che coloro che avevano chiesto una doppia cittadinanza sulla base di leggi precedenti non venivano, naturalmente non era retroattiva, cosa che invece potrebbe essere, perché se io riscontro su questo principio, se io riscontro la volontarietà di far parte di una nazione che non è, di uno Stato che non è il mio, io posso dire che sei un nemico dello Stato.
terrorismo, no? Ci sono le leggi speciali sul terrorismo che ormai sono piuttosto comuni, no? Che si utilizzano spesso anche per limitare, a torto o a ragione, per limitare la libertà di espressione o di attività. E quindi, per esempio, questo è stato un po' l'approccio che ha lasciato naturalmente una zona, diciamo, forse è più tra gli stati che tra la popolazione, cioè poi alla fin fine queste sono situazioni che vengono utilizzate politicamente per mantenere un livello di consenso, per esempio in apparati, in settori della società di approccio nazionalistico. Però certo la questione è emersa ed è anche esplosa, anche perché sappiamo bene, per esempio in Slovacchia l'approccio di autonomia territoriale non se ne può parlare, nel senso che è un pericolo di secessione, la stessa cosa un po' in Romania, no? Si ha un po' questo approccio per cui sulla base anche degli arbitrati, del primo o secondo arbitrato di Vienna, no? 38-39 per la Slovacchia, questo diventano delle questioni che non si possono parlare. E quindi ecco che uno dei punti chiave per questo raffreddamento, irrigidimento da parte di Bratislava è stata una legge sulla doppia cittadinanza, di uno Stato poi. Tra l'altro molti della comunità ungherese di Slovacchia, che sono quelli che poi sono sul fronte, no? Devono vivere tutti i giorni con queste cose, alcuni hanno detto beh, questo non è stato molto intelligente da parte del governo Orban perché non si è coordinato con noi, c'è sempre la solita questione, no? Essere più pragmatici e sopravvivere un po' meglio, oppure i piccoli passi, oppure cercare di fare degli strappi per avere maggiore, come dire, anche internazionalizzare la questione. Ed è qualche cosa che noi abbiamo anche a livello di Romania e Moldova. Io prendo soprattutto l'approccio romeno su questo. Perché? Perché tra Romania e Moldova, come per Slovacchia e Cechia, Repubblica Ceca, noi abbiamo uno stato precedente, che è la Grande Romania, 1918, primo dicembre, dal marzo 1918 c'è un comitato nazionale romeno. Vi dico che l'anno scorso, per esempio, a Roma, che è un posto periferico rispetto alla comunità romena, ci fu per esempio una celebrazione di questo comitato nazionale, che fu considerata la prima proclamazione di unione della Bessarabia alla Romania. E la Costituzione della Grande Romania, dal Vecchio Regno alla Grande Romania come regno, è un punto di riferimento storico, ma in questo senso morale, molto importante per tutto il mondo rumeno. Questo non soltanto per i moldavi e per i moldoveni, come possiamo chiamarli correttamente, ma anche per esempio per i rumeni di Ucraina, di Cernauzzi, di Cernovci, quelli del nord, oppure i rumeni della zona, della regione del Danubio, delle bocche del Danubio, ad esempio. E anche qui l'approccio, prima non l'abbiamo detto ma era chiaro un po' dalle slide, l'approccio è quello dello ius sanguinis, cioè del fatto di poter rivendicare una cittadinanza e una nazionalità sulla base dei propri predecessori, che sia comprovato che siano di quella nazionalità o di quello Stato. E in questo caso ugualmente noi abbiamo un approccio che quindi fa riferimento ad un periodo di storia comune, e poi in pratica, questo lo dico perché è documentato dai giornali, su tutti i giornali c'è il fatto che tutti i moldoveni possono trovare dei ancestor, dei predecessori rumeni. Tu dici vabbè, ma se uno è rimasto lì da sempre, da ogni generazione, però in pratica nei registri, tra nomi, riferimenti e documenti, tutti effettivamente potrebbero avere la cittadinanza. Questo che cosa ha creato? Ha creato un po' un mercato nero che è esploso negli anni scorsi. Ancora oggi c'è la questione della concessione della cittadinanza romena a cittadini della Moldova, perché è diventato un traffico. Che cosa significa per un moldavo che si interessa poco di cittadinanza? Se prendo la cittadinanza romena, entro in Unione Europea e da Unione Europea poi entro in Schengen e faccio traffici, commercio, sono libero di muovermi, cioè ho una serie di benefit che invece da moldavo ex Unione Sovietica non ho. Questo naturalmente ha creato una, come dire, un numero di domande, si dice forse più alto di quelle reali,
un numero di domande accettate sulla base di documentazione che è poi stata è comprovato che è stata in qualche modo, diciamo, comprata, e c'è stato tutto uno scandalo di passaporti. Naturalmente lo scandalo delle cittadinanze del passaporto a noi interessa poco, ma ci interessa per il discorso politico, cioè se effettivamente quanto utile e quanto possibile sia gestire, necessario sia gestire la doppia cittadinanza in quest'area. Naturalmente anche in questo caso noi abbiamo nella Romania, abbiamo per coloro che sulla base dello ius sanguinis fino alla terza generazione possono vantare degli avi romeni, devono naturalmente possono richiedere la cittadinanza, devono giurare devozione al paese e al popolo rumeno, e quindi possono naturalmente in questo senso avere queste garanzie. Che cosa ha creato questo? Intanto ha creato un motivo politico, come gli ungheresi, come dire, che sono all'estero e che trovano nel governo Orban il governo più favorevole ai propri diritti, tendono per esempio a votare Fidesz, no? il partito di governo. Così troviamo che la politica della concessione della cittadinanza in funzione di un allargamento dell'influenza della Romania sulla Moldova porta questi nuovi cittadini a votare il partito di governo, cioè a votare il partito che effettivamente normalmente il PD è stato un po' quello che il Partito Democratico di Basescu, che ha un po' utilizzato, aveva come bacino elettorale questa popolazione. Arriviamo fino neanche mezzo milione di domande in questi ultimi anni, quindi parliamo di numeri anche limitati, non è tantissimo, però fatte le dovute grandezze, paese come la Romania, 22 milioni di abitanti, 1,5 milioni all'estero, sono numeri che possono sempre interessare da un punto di vista politico. Calcolate che è lo stesso numero che poi alla fin fine riescono a raggiungere gli ungheresi nella grande bacino degli ungheresi di Romania, nel senso che gli ungheresi di Romania, che sono 1,2 milioni, 1,3 milioni, non si sa bene più quanto, ma stanno calando, però al massimo sono un mezzo milione coloro che possono fanno applicazione per la doppia cittadinanza, quindi non è tutta la comunità che crea un blocco all'interno, questo è molto importante. In Slovacchia per esempio sono pochissimi, e questo crea il fatto che naturalmente se Bucarest tende, non come la Slovacchia, permette la concessione della seconda cittadinanza, ma con una certa, come dire, con una certa resistenza sulla documentazione, per esempio, sono sempre delle norme che vanno a chiedere al paese che esercita la sovranità e la giurisdizione di implementare documentazione, prove e certificati. Non ha naturalmente un approccio negativo rispetto alla doppia cittadinanza, ma diciamo che ce l'ha più negativo verso la doppia cittadinanza ungherese rispetto ai propri cittadini e più positivo rispetto alla doppia cittadinanza sui moldoveni, i quali hanno una parte politica che è la parte più legata alla comunità slava, che comunque raggiunge sempre 30-40% di popolazione al di là della lingua, i quali invece hanno a un certo punto denunciato l'uso della doppia cittadinanza e hanno detto che non si può, sebbene è previsto dalle leggi la doppia cittadinanza per i cittadini moldavi, è un livello di lealtà allo Stato minore rispetto a quello dei cittadini che hanno responsabilità di governo, e quindi coloro che hanno responsabilità di governo non possono avere doppia cittadinanza. E questa è stata una questione molto interessante, perché qui andiamo sui gradi di lealtà e sui gradi di diritto che si hanno all'interno di questa zona. Ed è stato altresì interessante che la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDO in rumeno, alla fine ha accolto il ricorso di questi, erano dei deputati, i quali hanno fatto ricorso dicendo che questa norma creava una differenza tra i diritti dei cittadini dello stesso Stato. È paradossale, però, soltanto facendo riferimento alla parità dei cittadini sotto una stessa sovranità, si riesce ad avere il diritto negato da questa stessa sovranità. Quindi questo è forse per i giuristi un'ulteriore suggestione di come
cercare di approcciare da un punto di vista invece di diritto della persona, no? Più che del diritto dello Stato a esercitare la stessa norma. Poi Daniel ci dirà, il professore Turf. Va bene, quindi io vi fermo su questi temi, naturalmente sottolineando quelle che sono poi le questioni fondamentali. Quando noi facciamo storia e politologia di introduzione, facciamo la differenza tra nazione e Stato, tra nazionalità e cittadinanza, che da un punto di vista giuridico poi però non riusciamo ad applicare. Ricordo che parlavamo con Christian in Transilvania e con il nostro amico catalano, quando ci fu il dibattito sullo statuto basco, che proprio a livello di bozza di statuto regionale proponeva una differenza tra la cittadinanza basca e la nazionalità basca, nel senso che erano cittadini baschi tutti i cittadini spagnoli residenti nei Paesi Baschi, ma erano di nazionalità basca quei cittadini che vantavano famiglia, lingua, basco, no? All'interno. Questa bozza non passò neanche il primo passaggio alla Cortes, proprio perché creava una differenza tra i cittadini dello stesso Stato. Però era, come dire, era interessante perché era la prima volta che si provava a inserire all'interno di un contesto giuridico europeo questa differenza che noi facciamo a livello di dibattito, a livello di accademia, sempre, ma è difficile poi da rendere nelle strutture giuridiche. Grazie a tutti.